11 settembre 2014, siamo qui davanti a Montecitorio con Filomena Gallo, segretario dell'associazione Luca Coscioni. C'è un walk around, abbiamo visto un'introduzione per la calendarizzazione della legge sull'eutanasia legale, molto tempo che attende. Sì, ormai è un anno che questa proposta di legge, che ha visto tra l'altro la sottoscrizione di quasi 70.000 cittadini italiani, giace alla 12ª commissione e alla 2ª commissione non viene calendarizzata. Il Parlamento deve prendere atto che i cittadini chiedono che se ne discuta. Abbiamo chiesto anche un'indagine conoscitiva per sapere come si muore in Italia. L'eutanasia non è vero che non esiste in Italia. Quante volte sui giornali noi leggiamo notizie di persone malate che vedono come estremo rimedio il suicidio, o persone che devono rivolgersi in Svizzera per avere quello che dovrebbero poter fare in Italia. Avere una buona legge sull'eutanasia e sul testamento biologico non significa che tutti dovranno ricorrere a queste pratiche, significa che chi vorrà esercitare una propria libertà potrà farlo legalmente qui in Italia. Allora il Parlamento deve smetterla di ignorare la volontà dei cittadini, ne deve discutere, ci deve essere un dibattito, posizioni a favore e posizioni contrarie, e alla fine dovrà uscire una buona norma che rispetti le libertà civili. Filomena, secondo te ci sono dei rischi che il Parlamento si occupi di questa legge e poi finisca come la legge 40, che poi dopo è stata in qualche modo mutilata e devastata dai giudici, in senso ovviamente aprendo alla facoltà la possibilità di scelta? Il Parlamento avrebbe dovuto imparare la lezione dai 10 anni di legge 40, quindi non vogliamo una cattiva legge, ma vogliamo una buona legge, basta con quegli slogan che troppe volte abbiamo sentito giustificando un cattivo modo di legiferare. Ai tempi della legge 40 sentivamo lo slogan meglio una cattiva legge che nessuna legge. No, i cittadini italiani hanno dimostrato che vogliono buone leggi che rispettino le libertà di tutti quanti. La Corte Costituzionale è intervenuta sulla legge 40. Una cattiva legge viene in ogni caso posta al vaglio di costituzionalità, posta alla verifica dei tribunali, e viviamo in un paese laico che è alla base della democrazia di questo Stato. Iniziamo a rispettare la Costituzione. Grazie a Filomena Gallo su Libere TV. Grazie ancora.